Presentazione delle linee programmatiche a norma dell'articolo 46, comma 3 del decreto legge numero 267 del 2000. Cari consiglieri, dal 1 giugno 2015 ci siamo impegnati ad amministrare in modo attento, trasparente e concreto il nostro Paese, a cui siamo profondamente legati. Abbiamo messo volentieri a disposizione della comunità le nostre competenze, il nostro tempo e soprattutto la nostra passione e la voglia di fare bene. Il lavoro della Giunta e dei consiglieri comunali, con il supporto della squadra di Fare Comune, ha reso possibile la realizzazione di molti progetti. Il seme di Fare Comune ha dato buoni frutti e la sua azione potrà proseguire più forte di prima, grazie al grande risultato elettorale ottenuto alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020. Il futuro sarà impegnativo e richiederà risposte concrete ed efficaci. Abbiamo una squadra di persone appassionate, serie e preparate, con esperienze diverse e complementari. Gorna Maggiore è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Diventeremo un centro attrattivo, innovazione ed eccellenza, in cui vivere bene, imparare, lavorare e divertirsi in sicurezza. Il Consiglio Comunale deve essere un luogo aperto e partecipato, un'istituzione da rispettare, la sede e il modello di un confronto civile, amministrativo, politico, sociale e culturale per Gorna Maggiore. Nel Consiglio Comunale sarà nostra cura promuovere il confronto e tutte le convergenze utili al bene di Gorna, con la consapevolezza che la forza di una maggioranza sta nel non appagarsi della sua autosufficienza e l'autorevolezza dell'opposizione discende dalla sua capacità di concorrere alle scelte. Nello stesso spirito, intendiamo collocare l'azione del Comune entro una visione più ampia per costruire politiche concertate e condivise insieme ai comuni limitrofi, alla provincia e alla regione, ma è soprattutto con le tante rappresentanze e articolazioni della comunità gorlese che ricercheremo dialogo e individuazione di soluzioni. La Giunta ha un programma per realizzare quanto appena affermato, divulgato durante la campagna elettorale, realizzato insieme a tutti i candidati e a molti cittadini che hanno voluto collaborare alla sua stesura. Di seguito entreremo nel dettaglio di ogni attività proposta. In merito all'ambiente e territorio, il primo punto riguarda la chiusura della discarica e la realizzazione del parco tecnologico, un parco fotovoltaico, la continuazione del progetto di cogenerazione a biogas, un polo di formazione e ricerca sulle tematiche ambientali e un osservatorio faunistico. Ci aspetta fin dal primo giorno un compito importante, che è quello di progettare quello che sarà il futuro della progestione della nostra discarica. Incentivo economico alle famiglie e alle aziende per investimenti di miglioramento energetico degli edifici, per la produzione di energie rinnovabili, per lo smaltimento di amianto. Incentivi economici volumetrici, azzeramento degli oneri di urbanizzazione per il recupero edilizio del patrimonio esistente laddove è prevista la rigenerazione urbana. La valorizzazione del percorso Vassallo, la realizzazione di nuove bacheche, il collegamento con il fondovalle attraverso la mulattiera di San Vitale. Il recupero della storica ferrovia Marmorea, in collaborazione con gli enti interessati, con le associazioni. Per l'area dei Campetti, che per noi diventerà un approdo per le famiglie, per i giovani, i bambini, inserita nel percorso della Valle Olona, così come lo è oggi a Fagnano Olona l'approdo Canipolis. E poi, sempre in merito all'ambiente e al territorio, continueremo l'analisi delle acque e dell'aria, per il monitoraggio dell'area, della discarica, ma non solo, di quelle che sono le problematiche ambientali del nostro territorio. In merito all'ambito della cultura, promuoveremo le attività in piazza, l'animazione alla lettura e spettacoli per bambini, in continuità con quello che abbiamo fatto in questi anni, il caffè letterario, il torneo di giochi della tradizione per bambini, il palio delle contrade, il palio della Valle Olona. Vogliamo rilanciare almeno insieme agli altri paesi della valle un gioco importante, un gioco che sia condiviso. E poi le performance teatrali. Attività negli spazi funzionali del museo. Come sapete noi abbiamo investito in quello che per noi sarà il Museo Tabacchi, ma non solo, sarà uno spazio polifunzionale. Istituiremo il premio Paolo Candiani. Paolo Candiani che è stato un grande benefattore per Gorna Maggiore insieme ad Enrico Candiani, nostra scuola materna, è stato un grande artista, presidente dell'Accademia di Brera, noi lo abbiamo commemorato e ricordato in una mostra insieme all'attuale assessore alla cultura Antonella Scolfaro e al già assessore alla cultura
dottora Annalisa Macchi insieme alla famiglia. Purtroppo, come sapete, Maria Antonietta Candiani è scomparsa proprio qualche mese fa, durante il Covid. L'adesione alla rete del BAF, con evento annuale a Guerra Maggiore, la collaborazione con il MAGA, l'esposizione di opere collettive e private, mostre per corsi multimediali, laboratori creativi in collaborazione con associazioni artistiche e scuole, il museo aperto nella notte bianca, riunioni ed eventi aziendali, inserimento nella rete dei musei lombardi. Le attività in biblioteca, non solo biblioteca, ma luogo dove scoprire il proprio tempo attraverso l'incontro, la tecnologia, la cultura, lo studio, la musica, sia al chiuso che all'aperto, in sinergia con gli spazi del Circolo Arci, del Polo dell'Innovazione, che noi abbiamo individuato nell'immobile di Via Garibaldi, del museo, l'adesione al Festival del Libro, l'organizzazione di corsi di scrittura creativa, l'istituzione del Premio Carnelli, il concorso letterario che vogliamo lanciare. E poi altre iniziative, come il progetto dell'Ecomuseo per la ricerca, la conservazione e la valorizzazione dei beni naturali. In questi anni abbiamo lavorato molto a un progetto condiviso e di rete con tutti i comuni dell'asse dell'Olona. Molti hanno partecipato, sono state tante le riunioni, siamo arrivati anche quasi a definire uno statuto che probabilmente, con il supporto anche degli altri comuni, potrebbe essere condiviso nei prossimi anni. L'istituzione della giornata alla scoperta dei luoghi d'arte, culture e tradizioni gorlesi con visite guidate in sinergia con le associazioni che hanno voglia di collaborare per il bene del proprio paese, che sono disinteressate, che hanno a cuore veramente il bene comune. Restauro della chiesetta della Baragiola e percorso verso il Lazzaretto. Promozione di gruppi musicali e solisti attraverso concerti ed esibizioni. Collaborazione con tutte le associazioni del territorio, come ho già detto. E poi l'istruzione, le borse di studio. Noi negli anni passati abbiamo dato 50.000 euro di borse di studio agli studenti di Gorma Maggiore in 5 anni. I 1.000 pedibus, vogliamo cercare, l'abbiamo fatto anche negli anni scorsi senza successo, di portare la possibilità che i bambini possano andare a piedi a scuola in sicurezza, accompagnati da volontari. E poi la valorizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con una partecipazione attiva alla vita civile, l'orientamento scolastico per la scelta dell'università, elaborazione di un'offerta di alternanza scuola-lavoro vera, dove effettivamente gli studenti possano fare qualcosa che gli porti un valore aggiunto nella loro vita professionale. L'abilitazione alla didattica remota, con l'allestimento di aule in grado di offrire corsi fruibili da casa. L'organizzazione di incontri con personalità del mondo del lavoro, noi abbiamo fatto tantissimo in questi anni, abbiamo creato una rete di imprese, probabilmente la più importante in questo momento in Italia. L'organizzazione e il supporto all'istituzione della scuola media musicale, in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo Aldo Moro, e poi un programma della salute per i bambini, per gli studenti, per gli adolescenti. E ancora sul tema della fiscalità, quella che noi abbiamo chiamato una fiscalità amica per i nostri cittadini, l'introduzione di un quoziente familiare che non deve rimanere solamente una promessa, ma che diventa fin da oggi, perché noi alcuni provvedimenti li abbiamo già attuati, un valore concreto per le politiche fiscali del nostro territorio, nella gestione quindi delle politiche fiscali, che tenga conto anche della numerosità delle famiglie, che dia una leva anticiclica a quella che è anche il decremento demografico dovuto al fatto che nascono pochi bambini. Ad oggi sono nati a Gorma Maggiore 22 bambini, io credo, i miei coscritti probabilmente nel 77 erano qualcosa come 75, quindi siamo probabilmente a meno di un terzo, ma questo è il trend italiano purtroppo. Il contributo alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi, noi come sapete ci siamo attivati fortemente quest'estate, siamo stati tra i primi a dare la possibilità ai nostri bambini di avere un luogo dove poter sviluppare delle relazioni attraverso i nostri centri estivi, ne avevamo persino due sul nostro territorio. Il mantenimento a zero dell'addizionale comunale. E poi i lavori pubblici. Sui lavori pubblici ovviamente entriamo in quello che è il progetto unico, io lo chiamo unico probabilmente in Lombardia ma anche in Italia, che è Gorla 2030. Quindi con una visione, no, che attraversa quei quattro poli di cui abbiamo parlato in campagna elettorale e passa per la nuova piazza pedonale, derivante dalla trasformazione del cortile del Palazzo Comunale, il completamento e la riqualificazione delle facciate degli edifici adiacenti al Palazzo Comunale. Sapete che noi qui abbiamo degli edifici che hanno delle facciate fatiscenti, insomma, case popolari costruite da parte a un palazzo storico, il Palazzo Terzaghi, no? Dove hanno vissuto veramente grandi personalità.
Riqualificazione e ampliamento dell'edificio della biblioteca con caratterizzazione multifunzionale degli ambienti, recupero della corte interna accanto al comune, quello che oggi è il circolo ACI, di fabbricati esistenti per ospitare le stesse attività anche ricreative e culturali. Creazione di una pensilina davanti alla scuola primaria di Amici, a protezione di bambini ed adulti e realizzazione di un collegamento pedonale tra Via Verdi e Via Maier per un accesso più sicuro. La riconversione delle sede municipali, come vi ho già detto, è nel polo dell'innovazione, cioè un centro sicuro, flessibile, innovativo, polifunzionale, di co-working vero, digitale per i cittadini, studenti, imprese e start-up. La valorizzazione della piazza San Grazia Giuliani, la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento con Via Cavour e Via e Piazza Marti. La realizzazione della nuova piazza Mercato, che noi intendiamo riportare al più presto, compatibilmente con il Covid, compatibilmente con la burocrazia, nell'area nord del Parco della Meridiana. E poi la mobilità sicura, il rifacimento di tutti i marciapiedi con l'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo già a bilancio qualcosa come 700.000 euro per fare questi interventi. La sistemazione del manto stradale su tutte le strade che necessitano di interventi. La promozione presso la provincia di Varese della realizzazione di una pista ciclabile a lato di Via Europa, il miglioramento della viabilità all'interno della resta del paese tra Via Como e Via Sabotino, la sostituzione delle pensiline e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali relativi alle fermate dell'autobus. E poi la valorizzazione del patrimonio. Ecco quindi il polo sportivo, la creazione del polo sportivo, con la realizzazione di campi da calcetto e polifunzionali, coperti e scoperti, in aree feste, nelle aree limitrofe. L'efficientamento energetico, geotermico, fotovoltaico, l'innovamento tecnologico degli spazi della scuola media secondaria, della scuola secondaria volta, della palestra e del palagone. Lo sviluppo del polo dell'emergenza nell'area XTSG per potenziare il ruolo della protezione civile. Come sapete, noi abbiamo partecipato ad un bando di Regione Lombardia che ci ha consentito proprio durante il Covid di allocare con un progetto che avevamo già preparato e approvato con la Giunta nel settembre del 2019 il cosiddetto polo dell'emergenza. Poi, sul tema della salute e della prevenzione, lo sviluppo di servizi gratuiti per i cittadini, la prevenzione del tumore al seno. Io ho questa spilletta oggi, molti di noi ce l'hanno, soprattutto le donne, perché oggi, in questo mese, ricorda proprio l'approccio di cercare il possibile di fare in modo che ci sia la prevenzione per il tumore al seno, che è un problema veramente annoso, purtroppo anche molti nostri amici sono stati interessati da questo, anche i giovani. Quindi la prevenzione del tumore al seno, estendendo lo screening per le donne a partire dai 35 anni di età, la prevenzione del tumore alla prostata, lo screening uditivo, cardiologico, i tronchi sovraaortici, il glaucoma, il controllo dei nei, la visita dentistica per minori. Noi molte di queste cose le abbiamo già fatte in questi 5 anni. L'esame dello screening di SA per minori, di disturbi specifici dell'apprendimento, sempre più diffusi, e del linguaggio. E poi il progetto Cicogna, a sostegno della natalità borlese, quindi l'ostetrica a domicilio, l'assistenza al bambino, il sostegno post-partum alle madri. Il proseguimento del progetto defibrillatori, quel progetto che noi abbiamo chiamato Corna Maggiore nel Cuore. Educazione alla salute, corso di primo soccorso rivolto a tutta la popolazione, serate a tema su alimentazione e nutrizione per prevenire l'obesità, il diabete, il cancro, l'anoressia, l'anemia. E poi anche delle serate informative sui vaccini, dei temi che sono molto discussi in Italia in questo momento. E il potenziamento del centro preghiera e l'istituzione degli infermieri di territorio. Poi sulla sicurezza, rafforzamento della collaborazione con le forze dell'ordine preposte alla tutela dell'ordine pubblico per la lotta ai crimini. La polizia locale, la riorganizzazione con l'inserimento di un nuovo collaboratore, portando il corpo di polizia locale a 4 unità, in questo momento ne abbiamo 3, un comandante, un vicecomandante e un agente di polizia locale. Le uscite serali notturne in collaborazione con le forze dell'ordine, già le stiamo facendo. Gli accordi intercomunali. La sicurezza partecipata con il controllo del vicinato, un progetto partito ormai qualche anno fa che ha avuto un grande successo e ci consente in maniera molto equilibrata e ordinata di avere la possibilità di controllare anche il nostro territorio e di portare le segnalazioni alle forze dell'ordine. L'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione pubblica, l'istituzione di una delega al decoro urbano, la promozione di iniziative rivolte ai ragazzi, la nuova caserma dei carabinieri Corna Maggiore. Come sapete, noi nel maggio 2019 abbiamo avviato l'iter per la richiesta della costruzione di una nuova caserma dei carabinieri nell'area di Via Como, che è un'area standard e di nostra proprietà.
proprietà, c'è di proprietà del comune, quindi attendiamo che gli enti sovraordinati ci diano comunque una risposta. Inizialmente c'erano delle risposte positive sicuramente da livello provinciale, ora attendiamo le risposte da livello regionale. Ovviamente la costruzione di una caserma dei carabinieri è un tempo molto lungo, io spero che poi di concretizzare la presenza di questa caserma già nel nostro mandato, non mi sorprenderebbe anche di vedere però già tutti gli atti burocratici conclusi. E poi il sociale, il nuovo tavolo permanente del bisogno, come osservatorio sulle diverse tipologie di bisogni, come strumento partecipativo di inclusione sociale. Lo formalizziamo perché noi questo tavolo permanente del bisogno lo abbiamo già fatto con tutte le associazioni, soprattutto anche nel Covid. Nel Covid ci siamo trovati con la Caritas, ci siamo trovati col Pane di San Martino, non abbiamo inventato nulla di nuovo, abbiamo semplicemente valorizzato quelle che sono le attività, il volontariato, la gratuità, la carità che il nostro paese ha già e di cui, voglio dire, noi andiamo fieri. Obiettivo minori, il progetto fuori classe, il contrasto alla dispersione scolastica, il progetto fuori strada, l'educativa di strada, il seminario rispetto 3.0, un progetto nato con noi qualche anno fa come un progetto di cittadinanza attiva e oggi ormai credo alla sua quarta edizione. Poi contro la violenza, le azioni di contrasto alla violenza di ogni genere, la valorizzazione della rete territoriale dei centri antiviolenza. Noi abbiamo un centro di violenza qui a Gorra, ma ce ne sono anche altri nel nostro territorio, della provincia di Varese, che lavorano molto anche con le forze dell'ordine, ma anche con noi goranesi. Il corso di difesa personale, gli incontri informativi a tema, lo sportello di ascolto con le forze dell'ordine che abbiamo già attivato, abbiamo fatto in maniera sperimentale per circa 6 mesi. E poi le disabilità e le fragilità. Abbiamo istituito una delega ad hoc sulla disabilità, che è una delega che sta in capo al consigliere Annalisa Macchi. Proseguire, rafforzare e collaborare fortemente con le associazioni del territorio, promuovendo anche eventi culturali e serate a tema. Favorire la mobilità autonoma assistita di persone con disabilità e anziani. Anche attraverso il progetto di sensibilizzazione scolastica, tutti in carrozza, progetto marciapiedi, superamento delle barriere architettoniche che ostacolano in diversi modi la vita quotidiana delle persone con disabilità. Giornate dedicate alle disabilità particolari, l'autismo, la sindrome di Down, lo abbiamo già fatto, vogliamo ripetere, vogliamo rafforzare questa collaborazione anche con le associazioni che si occupano di queste tematiche. Le azioni per l'inserimento di persone con disabilità e fragilità nel mondo del lavoro. E poi invecchiare bene. Il rafforzamento ed ampliamento dei servizi offerti dal centro diurno, la creazione di un'area dedicata all'assistenza dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie, l'organizzazione di attività ricreative, e poi anziani smart, l'educazione all'utilizzo di servizi e strumenti innovativi digitali, la promozione del servizio di spesa e farmaci a domicilio, e poi la responsabilità sociale di impresa. Cioè, cosa vuol dire la responsabilità sociale di impresa? Vuol dire che ci sono degli imprenditori qui a Gorra che ad esempio hanno partecipato al progetto Gorra Maggiore nel Cuore. Noi abbiamo il primo defibrillatore pubblico, non pubblico in realtà, il primo defibrillatore in piazza grazie alla donazione di un imprenditore. E nelle prossime settimane probabilmente parleremo del proseguimento di questo progetto grazie alla gratuità che viene da alcuni imprenditori gorresi. Sport e politiche giovanili, la Red Fest e il centro sportivo, lo spazio polifunzionale per le feste dello sport, la festa annuale dello sport, in collaborazione con tutte le associazioni sportive, gli eventi sportivi in piazza, gli europei e i mondiali di calcio, con schermo gigante che trasmetta le partite della nazionale, replicabile per altri eventi di interesse pubblico, le borse di studio per meriti sportivi, la valorizzazione dei parchi comunali con inserimento di attrezzi per gli allenamenti all'aria aperta, ad esempio il Parco San Francesco, ma anche il Parco del Cimitero, i luoghi per i giovani, la creazione di luoghi culturali dove i giovani possano lavorare e studiare in tranquillità, postazioni in biblioteca o nell'ex municipio, munite di prese di corrente, spazi ampi, aree relax e ristoro. Infine, i giovani e volontariato, incentivare e stimolare il volontariato giovanile in protezione civile e in associazioni del territorio. Con questo ho concluso quello che sostanzialmente, in maniera sintetica, è quanto noi abbiamo detto in campagna elettorale, quanto ogni famiglia di Gorra Maggiore ha, ha ricevuto a casa durante queste campagne elettorali. Un saluto e un augurio di buon lavoro rivolto a tutti i consiglieri comunali testé proclamati, con la certezza che la dedizione e la competenza con cui ciascuno assolverà il proprio compito consentiranno all'amministrazione comunale di essere all'altezza delle domande e delle aspettative del nostro Paese. Un saluto particolare, pieno di amicizia, ai consiglieri di maggioranza,
Qui ricordo che la strada da percorrere sarà ardua e proprio per questo sarà indispensabile una grande concordia ed una altrettanta forte determinazione. Tengo ora a ringraziare tutti i cittadini intervenuti attraverso la diretta Facebook, i consiglieri comunali tutti, i dipendenti comunali che si sono prodigati per garantire lo svolgimento di questo primo consiglio comunale. Un cordiale saluto a tutti, il sindaco Pietro Zappamino. Prego, se ci sono delle osservazioni da parte dei consiglieri comunali. Posso dire la parola? Da come capogruppo della lista di cui progetto governa. Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i gorlesi che hanno espresso la loro fiducia alla nuova lista cui progetto governa, dandoci così la possibilità di essere presenti e portare il nostro contributo per il bene del Paese, assumendoci consapevolmente il ruolo conferito alla minoranza. Ci impegniamo fin da subito a contribuire criticamente all'attività amministrativa dell'ente ed a essere espressione di una vera alternanza, perché siamo pienamente consapevoli che l'esercizio dell'opposizione ricorda che il potere viene concesso in virtù di un mandato elettorale per i diritti e gli interessi dell'intera collettività. La libera espressione dei cittadini votanti si è manifestata in maniera oggettiva come la certezza che ogni cittadino e ogni forma associativa abbia il diritto di essere presa in considerazione, ascoltata, rispettata e sostenuta. Su queste basi è necessario che non venga mai a mancare una logica di fiducia per una politica pienamente responsabile, capace di integrazione e di cura, eliminando pregiudizi e divisioni che portano il nostro Paese ad essere diviso e in conflitto al suo interno. Vogliamo sottolineare a questo proposito che qui Progetto Gorla, durante la campagna elettorale, non si è accordata né fatto promesse a nessuna associazione sportiva, culturale di volontariato. Qui Progetto Gorla ha dovuto contrastare diverse maldicenze, azioni e provocazioni che di certo non hanno facilitato l'elettore a prendere coscienza con serenità alle proposte di programma, e di questo siamo rammaricati, ma fiduciosi per una possibilità e per il lavoro che affronteremo in questi 5 anni. Qui Progetto Gorla, prendendo atto delle linee programmatiche della maggioranza consiliare, con lo scopo di collaborare per il bene comune, si permette di porre alcuni suggerimenti. Primo fra tutti, evitare nella progettazione urbanistica di snaturare l'identità di Gorla, rendere Gorla Maggiore un agglomerato di edifici senza una salvaguardia delle aree verdi, che rendono più sana la vita e soprattutto più sicuro un paese. Ne sono dimostrazioni i fatti attuali di questi giorni, nonché il recupero degli immobili del centro storico. Sarebbe auspicabile aprire un tavolo di confronto anche con tecnici che conoscono la storia e le radici della realtà locale del territorio borese. Per quanto riguarda la spesa pubblica, cercare di beneficiare il più possibile dei fondi regionali o statali al fine di sostenere le spese in modo curato, senza intaccare il fondo per il recupero del dopo discarica. Infine, collaborare con tutte le realtà di volontariato locale per la valorizzazione indistintamente, senza preclusione alcuna, essendo le stesse linfa vitale di questo Paese. Confidando in una condivisione di intenti, nel rispetto reciproco, nel costruire un rapporto di fiducia con gesti e fatti concreti, pur nella diversità di ruoli, auguriamo al sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri un buon e proficuo lavoro per il bene di tutti i gorlesi. Grazie. Prego, grazie a voi. Ci sono degli interventi da parte dei consiglieri comunali? A questo punto prendiamo atto della dichiarazione di voto della minoranza. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di... Sì, scusa.
consiglieri comunali di votare la relazione delle linee programmatiche a norma dell'articolo 46,3 del decreto legislativo numero 267/2000. Quindi favorevoli? Contrari? Contrari? Quindi delibera di approvare richiami, ok, non c'è nel limite di esibizione.